Con Andrea Arcangeli al Figari International Short Film Fest. Andrea, giurato in questo festival di cortometraggi che sono spettacolari, com'è? Beh, la mia prima volta da giurato e ero anche un po' in ansia perché comunque è un ruolo, cioè ricopre una responsabilità. Io poi insomma so cosa significa fare qualcosa per gli altri quando gli altri sono lì a giudicarti, ed è parte del gioco che ci sia qualcuno che è libero di giudicare il lavoro che hai fatto, e siccome sono sempre stato dall'altra parte, per me essere qui in veste di giurato era importante essere il più rispettoso possibile in assoluto. Ero lì con la mia agendina che scrivevo tutte le mie annotazioni e sono rimasto, forse avevo anche bisogno di chiudermi in un festival e vedere un po' di corti di qualità, perché il Figari, io già lo sapevo di fama, però il Figari è proprio un marchio di qualità, è stato molto bello. Se l'ultima volta ci siamo visti al Torino Film Festival, appunto l'hai appena detto, per Il Muto di Gallura, un film molto particolare in cui tu avevi un ruolo importante, eri il protagonista. Ti rivediamo tra pochissimo in Come pecore in mezzo ai lupi, al fianco di Isabella Aragonese, invece in un film completamente diverso, molto dark. Ecco, il passaggio da questi due ruoli. Beh, sì, per fortuna non mi hai chiesto che collegamenti ci sono tra i due personaggi, perché non saprei dire proprio, ed è forse il bello dei ruoli che sono riuscito a fare negli ultimi anni. No, a pochi, lì era un emarginato, un ragazzo cresciuto con una disabilità e in un contesto totalmente alieno, la Sardegna dell'Ottocento. E quest'altro personaggio aveva una sfida ancora diversa, perché ha insomma dovuto perdere 15 kg per farlo, lo volevamo vedere più scavato, più segnato anche dal punto di vista fisico, e per cui in qualche modo non riesco mai a fare un ruolo semplice, un ruolo che semplicemente vado e la faccio e la dico, però alla fine quando mi guardo indietro è forse la cosa di cui vado più orgoglioso e che mi tiene più in vita. La cosa più bella di questo ruolo, quest'ultimo ruolo che hai in Come pecore in mezzo ai lupi, sei il fratello, no, della protagonista? Sì, sono il fratello del personaggio che interpreta Isabella, e la cosa più bella è che forse a un certo punto è stata talmente lunga la preparazione, questa dieta, questo andare a fondo, che mi sentivo sul set molto libero, in un modo in cui raramente mi ero sentito, cioè l'avevo forse assorbito inconsciamente così tanto il personaggio che veniva da sé, e questa è una cosa che ho sperimentato, mi è piaciuta molto e ho cercato poi di replicarla in dei progetti che ho fatto successivamente. Però sì, è perdersi in quello che si fa, e forse non c'è modo più bello di farlo. Tu hai anche altri progetti in lavorazione, so, anche un progetto internazionale, non italiano, vero? Sì, che abbiamo appena finito di girare, che ora è tutta un'aura di mistero, per cui, però sì, ti posso dire, ho girato 2 mesi in Messico. Questo film bello, bello intenso, in 3 lingue diverse. Almeno che genere è, ce lo sai dire? Perché sei passato da un western. Non te lo so dire perché non ho ancora capito che genere è. È un dramedy tratto da un romanzo, devo chiedere al regista, cioè d'ora in poi come devo identificarlo, perché non te lo so dire, veramente non lo so. La tua carriera sta veramente decollando, stai avendo dei ruoli molto belli, come dicevamo prima, molto diversi. Cosa vedi nel tuo futuro? Cosa desideri nel tuo futuro? Beh, mi piacerebbe continuare ad esplorare il cinema anche in altri ruoli, forse sì, forse quello sì. È ancora tutto in costruzione nella mia mente, però sì, sapevo fin da piccolo ruoli che... Ruoli anche non solo da attore o sì, ruoli come sì, personaggi? Sì. Penso di sì. Cioè ho capito che il mio lavoro, la mia vita e il mio futuro è nel cinema, e ho bisogno di abbracciare tutto quello che il cinema può darmi, e voglio mettermi, forse con questa deformazione che ho, che mi costringe sempre a mettermi alla prova in cose che non so fare in automatico, per cui vorrò mettermi alla prova anche in qualcos'altro, sì.